la benvenuta a tutte, sono felice di vedervi in presenza, anche se devo riconoscere che grazie a Paola e grazie ai mezzi di comunicazione abbiamo avuto modo di almeno di sentirci, di non perdere il contatto tra di noi. Ma la cosa più bella è stata quella di poter vedere i nostri figli, i nostri nipoti che erano lontani e che io personalmente non vedo da una decina di mesi. E questa sera parleremo degli inganni di Pandora di Eva Cantarella. Questo libro è stato scritto nel 2019 ed edito dalla Feltrinelli. Quando ho visto questo libro girando tra gli scaffali della Feltrinelli a Milano, l'ho preso in mano con curiosità, mi diceva qualcosa, ma ancora non avevo le idee chiare. Mi sono seduta su un divanetto, ho iniziato a sfogliarlo, a leggerlo perché è facile, di facile lettura, e mi sono ricordata che mesi prima nella sala Bozzi del Corriere della Sera avevo proprio sentito Eva Cantarella parlare di questo argomento. Era la seconda volta che sentivo la scrittrice e tutti e due gli interventi sono stati veramente importanti, ma la cosa che mi aveva colpito, oltre all'argomento che Eva Cantarella aveva trattato, mi aveva colpito lei come persona, perché si vedeva che è proprio una donna libera, una donna vera, senza infrastrutture, una donna che ha vissuto una vita come se non ci fossero dei condizionamenti per le donne. E vediamo un pochino com'è la vita di Eva Cantarella. Nasce a Roma 85 anni fa, quindi ha pure una bella età. Il padre è di origini siciliane, si trasferisce subito a Milano, in una Milano che incomincia ad avere uno sviluppo sociale, economico, artistico rilevante, però una Milano che ancora non è sensibile alle problematiche delle donne e che poi ora nel periodo del lockdown ha rivelato tutti i suoi limiti e le sue debolezze. Una volta che prende la licenza liceale al liceo Beccaria, si pone il problema di dove iscriversi all'università. I genitori, tutti i familiari insistono perché prenda o lettere o filosofia. Voi sapete che all'epoca per la donna era previsto soltanto stare in casa, le faccende domestiche, o al massimo l'insegnante, ma l'insegnante di lettere e di filosofia, vuoi pensare ad altro. E invece lei si ribella e dice: ciao Marisa, dice, io voglio un lavoro maschile, io voglio essere libera, non voglio stare a seguito di un marito studioso, e decide di iscriversi allora a giurisprudenza. E infatti si laurea in legge e da quel momento in poi inizia la sua lotta nella difesa dei suoi diritti e dei diritti delle donne, e vive veramente come se non ci fossero differenze di genere all'interno della società. Quando nel 1974 viene indetto un referendum per abrogare la legge sul divorzio, convince il marito Guido Martinotti a divorziare, per poi risposarlo. Per quale motivo? Lei dice così: ci sembrava un'assurdità, un insulto alla libertà che avevamo conquistato. Ma la società non incoraggiava le donne, anzi le ostacolava, le relegava al ruolo di sposa e madre, e il femminismo, che Eva Cantarella considera come l'unico movimento culturale realizzato, non aveva creato un clima di solidarietà tra le donne, anzi quelle che erano riuscite ad inserirsi in posti di prestigio si osteggiavano tra di loro e assumevano dei comportamenti tipicamente maschili. E quindi diciamo che si mascolinizzavano a loro volta. Ha insegnato all'Università di Milano diritto e si è specializzata soprattutto nel diritto romano e nel diritto greco. Vediamo adesso che cosa si impone di fare, che cosa vuole fare con questo testo, Gli inganni di Pandora. Vuole vedere quando è il momento in cui dalla differenza di genere si passa alla discriminazione nei confronti delle donne, cioè quando si sancisce nel mondo greco che le donne sono inferiori rispetto agli uomini. Per fare questo, siccome siamo in un periodo in cui ancora non esisteva la scrittura, ricorre al mito. E qual è il mito principale per dimostrare questa sua teoria? Il mito di Pandora. Chi è Pandora? Pandora è una bellissima donna, ricca di doti che le erano state date dagli dèi, ed era stata creata da Zeus per punire Prometeo, il quale Prometeo aveva rubato il fuoco. Il fuoco inteso non soltanto come elemento per riscaldare, illuminare, ma come conoscenza.
e quindi aveva diminuito il distacco che c'era tra gli uomini e gli dèi. E Zeus allora volle punire Prometeo e lo punì in che modo? Legandolo ad una rupe e ogni giorno un uccello rapace gli mangiava il fegato, che si riformava il giorno successivo e il tutto ricominciava. Però siccome di questo fuoco avevano goduto tutti gli uomini, dovevano essere puniti tutti gli uomini. E come vennero puniti? Con la creazione proprio di questa donna, di questa Pandora, che viene chiamata anche l'Eva greca. Però con Eva, la nostra Eva o Eva cristiana, non ha niente, nessun elemento in comune. Perché noi sappiamo che Eva è stata creata da una costola di Adamo, quindi subalterna ad Adamo sicuramente, però era di carne e di ossa come Adamo, quindi era pure umana lei. Invece Pandora era stata creata da Zeus mescolando la terra con l'acqua, quindi rappresentava un'alterità. Pandora, dice Esiodo, è un male bello, ma è purtroppo un male per tutti gli uomini, perché da quel momento inizieranno i grandi guai. Di Pandora si innamora il fratello di Prometeo, la portano a casa e le dicono di non toccare un vaso, quindi queste sono cose che voi sicuramente sapete. Ma Pandora, che è curiosa, scoperchia questo vaso e da quel vaso escono fuori tutti i mali di questo mondo. E da questo momento in poi la vita per gli uomini, la vita per tutta l'umanità diventa veramente drammatica, pesante. Nonostante gli uomini abbiano paura delle donne, di tutte le donne, perché insieme a Pandora l'accusa è nei confronti di tutte le donne, in un certo senso invidiano le donne. Per quale motivo? Perché le donne hanno la capacità di procreare e la procreazione è un atto molto importante. È così importante quest'atto che Zeus cercherà di appropriarsi anche della procreazione. Che fa? Ruba due feti alle sue donne, se li incorpora nel suo corpo, uno nella testa e l'altro nella coscia, e partorirà due divinità. E partorirà Atena dalla testa e Dioniso dalla coscia. E quindi, come vedete, inizia l'infelicità per gli uomini. E quindi Pandora viene considerata la capostipite del genere maledetto delle donne. E questo non l'abbiamo detto. Allora, e per questo motivo, per queste invidie che hanno i greci di questo potere delle donne di procreare, cercheranno in tutti i modi di controllare che nascessero solo figli desiderati, sottoposti al potere maschile. Quando dopo qualche secolo si passerà dal pensiero mitico, quindi dai miti, al pensiero logico e quindi alla scrittura, abbiamo diverse persone che studiano le donne. E chi sono? I medici e i filosofi, però hanno un modo, un approccio di studio completamente diverso. I medici vogliono studiare il meccanismo della procreazione, vogliono capire il motivo per cui le donne, non tutte le donne, riescono ad avere dei figli. E come riescono a studiare questo processo? Attraverso l'osservazione, logicamente. Però osservare il corpo delle donne non era facile in quel periodo, perché mentre per gli uomini che andavano in guerra oppure facevano degli sport violenti e si procuravano delle grandi ferite, era facile studiare gli organi interni, per le donne che erano chiuse nelle case questo era un pochino difficile. E quindi e la conoscenza quindi si basava soltanto sull'osservazione dei corpi. A questo punto, non potendo osservare questi corpi, decidono di osservare i fluidi che vengono emessi dalle donne, cioè le mestruazioni. Ed erano perplessi perché non riuscivano a spiegare per quale motivo le donne a un certo periodo perdessero questi fluidi e perdessero tutto questo sangue. E loro pensavano che il sangue fosse un elemento importante, perché dall'unione del seme dell'uomo con il sangue avveniva la procreazione. Se l'elemento predominante era il sangue, era il seme dell'uomo, nascevano dei maschi. Se l'elemento predominante invece era il sangue, nascevano delle donne. Nel caso tutti e due gli elementi fossero deboli, poteva nascere qualche
una persona, un gay, una persona insomma dalla natura non definita. E allora per dare una. E poi pensavano pure che queste donne che non riuscissero ad avere dei figli potessero ammalarsi, potessero diventare delle pazze oppure contrarre una malattia simile all'epilessia. E per dare diciamo per consolidare questo loro pensiero, ricorsero ad un mito. Il mito. Aspettate che sto perdendo il coso. Ah sì, al mito di Agamennone, che ritorna. Vi ricordate che Agamennone era andato a combattere a Troia, era rimasto lontano per 10 anni, ritorna nella sua patria. Quando ritorna nella sua patria, trova la moglie Clitennestra sposata unita con Egisto, che aveva dato alla luce una fanciulla che si chiamava Letis. E Agamennone viene ucciso da Clitennestra e da Egisto, e a sua volta il figlio Oreste si vendica e uccide tutti e due i coniugi. La figlia di Clitennestra e la figlia Aletis decide di. E il figlio di Agamennone scappa, se ne va in Atene. La figlia di Clitennestra decide di vendicare la mamma ed il padre e quindi segue il fuggitivo fino ad Atene. Però arrivata ad Atene si sente così stanca, così persa, che si uccide, si impicca. E non si sa per quale motivo tantissime vergini ad Atene decidono di fare lo stesso, decidono di suicidarsi. E allora gli atenesi, che sono spaventati, si rivolgono all'oracolo di Apollo, il quale dice che devono mettere nella città tante altalene. Perché le altalene? Perché le altalene erano il simbolo dell'impiccagione, ma erano il simbolo dell'atto sessuale. Quindi ancora una volta si ribadisce l'idea che era necessario che le ragazze arrivate all'epoca della pubertà si dovessero sposare. E quindi il ruolo delle donne era solo quello, il ruolo di madri e di mogli. E poi i medici cominciano a studiare pure i problemi legati all'utero. Come vedete hanno diversi approcci. E si accorgono che dice che l'utero delle donne è un utero vacante, che va verso l'alto o verso il basso. E veniva curato a secondo questa disposizione, facendo respirare alle donne o degli profumi buonissimi e nel basso delle sostanze invece maleodoranti, o viceversa, secondo se l'utero fosse in alto o in basso. Per chi invece aveva il prolasso dell'utero c'era una soluzione veramente unica. Queste donne venivano messe a testa in giù in una scala, venivano fatte oscillare un paio di volte, dopodiché venivano lasciate lì in quella triste posizione per tutta la notte. Una diversa concezione invece avevano i filosofi. I filosofi guardavano alla differenza dei sessi soltanto per ragioni politiche, perché potevano utilizzare poi le persone ai fini della politica, delle scelte politiche, dei modelli politici dell'epoca. La prima domanda che i filosofi si posero fu quale fosse il ruolo della madre nella formazione del figlio. Perché ammesso che la mamma avesse una qualche funzione, perché è sempre l'elemento maschile che prevale sull'elemento femminile. Dopo lungo periodo, ed è sempre la moglie e la donna era considerata inferiore, come una persona che avesse un logos inferiore, più debole, mentre il logos maggiore e più sviluppato ce l'avevano le donne. Dopo un lungo periodo, Aristotele affermò che il seme maschile aveva un ruolo attivo, mentre il sangue della donna passivo. Secondo il filosofo, il maschio rispetto alla donna è tale che per natura l'uno è migliore, l'altro è peggiore. L'uno comanda e l'altro è comandato. Quindi vedete che modo di pensare che avessero. E quindi la donna aveva una ragione minore ed imperfetta. Aristotele paragona il potere dell'uomo sulla donna al potere di Stato.
Però dice, mentre per il potere di Stato si prevede l'alterità, nel senso che gli uomini politici si alternano al comando, per la donna invece questa alterità non c'è, cioè rimane sempre al comando il potere maschile. E allora i filosofi ribadiscono che l'unica differenza per le donne è la differenza biologica. Invece poi Socrate, col passare del tempo, cominciò a stabilire che le donne non erano affatto inferiori all'uomo. Dipendeva soltanto dal fatto che le donne non andassero a scuola, quindi non avessero una formazione. E allora mano a mano cambiano gli studi dei filosofi, finché i cinici, che erano coloro che mettevano in discussione l'etica del momento, incominciarono a dire che le donne potevano anche frequentare le scuole, sicuramente avevano delle capacità uguali alle capacità anche degli uomini. La stessa cosa fece Pitagora a Crotone, che aprì alle donne, anzi aggiunse che le donne potevano anche ricoprire cariche politiche e potevano governare. Platone affermava invece che per dare la possibilità alle donne di avere un ruolo politico dovevano non sposarsi, quindi dedicarsi soprattutto allo studio, e quindi poi potevano diventare medici o potevano governare. E queste idee di Platone furono così apprezzate col passare del tempo, quando si ebbe il femminismo, quando ci furono le suffragette, che le suffragette, quando manifestavano, portavano con sé il libro di Platone, che si chiamava La Repubblica. Questo è vero, questo pensiero di Platone è vero fino a un certo punto, perché nel libro successivo, Le leggi, ritorna a dire che la differenza tra l'uomo e la donna è legata soprattutto a fattori biologici, quindi si rimangia tutto quello che aveva detto in quel momento. Vediamo adesso, queste sono le teorie, diciamo, no? L'aspetto teorico della situazione. Vediamo nell'aspetto pratico com'era la vita della donna all'interno della famiglia. Come sappiamo, il matrimonio era monogamico, quindi si prevedeva l'unione di una donna con un uomo, ma questo valeva soltanto per le donne, perché l'uomo in realtà aveva a disposizione tre donne. La moglie per la procreazione dei figli, perché e solo i figli che nascevano all'interno del matrimonio erano figli legittimi. E la concubina, che serviva per il corpo, la cura del corpo, e la compagna, che serviva per il piacere del corpo. E oltre a questo, ogni uomo aveva a disposizione un ragazzino che teneva con sé nella propria casa fino all'età di 16 anni, perché lo doveva formare eticamente e socialmente. Una volta che questo ragazzo raggiungeva i 16 anni, era necessario che riprendesse la sua indipendenza e che si preparasse ad affrontare la vita e soprattutto le guerre, che a quel tempo erano numerose, o si preparasse alla vita politica. Le donne quindi dovevano essere fedeli. Se per caso qualche donna tradiva il marito, doveva essere punita. E come doveva essere punita? Doveva essere ucciso il suo amante. Se il marito non vendicava l'onore, perdeva tutti i diritti civili. In caso di morte poi del marito, per non far disperdere il patrimonio, la donna doveva sposare il parente più prossimo, di modo che il patrimonio rimaneva all'interno della famiglia. Possiamo concludere dicendo, quindi come vedete è semplice il discorso di questo libro, che noi dobbiamo tanto alla civiltà greca, perché noi dai greci abbiamo preso l'idea di democrazia, abbiamo conosciuto l'arte, abbiamo conosciuto la tragedia, la commedia, la scultura, però abbiamo anche conosciuto la nascita della discriminazione di genere, discriminazione che purtroppo continua fino ad oggi, quindi ancora è presente nelle nostre vite. Questo è tutto e vi ringrazio dell'attenzione. Dimmi. La matrice greca, cioè, come denuncia Eva Cantarella, ci ha rovinato da questo punto di vista. Perché io ricordo, per esempio, un libro che abbiamo presentato tanto tempo fa, cioè ero io che l'ho presentato, fra l'altro, ma parliamo di 15 anni fa, non mi ricordo, che era
quello di Giuditta Lo Russo, non so se vi ricordate, che parlava proprio del fatto che appunto da quando i greci capirono soprattutto che nell'atto sessuale c'era la procreazione, che quindi c'era bisogno del maschio per la procreazione, anche perché prima anticamente si pensava che le donne rimanessero gravide facendo i bagni nei fiumi, nel momento della luna piena e così via, ecco, da allora è cambiato tutta la mentalità greca e di conseguenza poi anche la filosofia, no? Sì, sì. Quindi, insomma, e poi ce la portiamo a tutt'oggi per certe cose, a tutt'oggi ancora. E la colpa è sempre delle donne, la colpa, Pandora, anche nella mitologia stessa, no? Sempre che si è detto il motivo per cui non doveva aprire il suo dato, Pandora. Ma non è detto, guarda, non è detto questo, perché alcune persone sono così curiose che sì, osano sfidare pure. Però dici, non apri il dato, punto, allora cosa fai? Subito lo apri. Certo. Ma se mi dici, se tu lo apri e sono tutti i mali del mondo, non si apre, certo. Vabbè, ma questi sono dei miti, no? Ma anche il mito stesso, quello che pensavo. Ma racconti però, pensiero, però non è detto che sia vero, questo che... dicevo. Grazie ad alcune disobbedienze o ad alcuni fatti che il mondo è cambiato. Ma per esempio facciamo il discorso di Gesù Cristo. Se non ci fossero stati gli ebrei che l'hanno mandato a morte insieme ai romani, non ci sarebbe stata la religione cristiana. Parliamoci chiaro. Quindi anche le cose che possono essere terribili, però possono essere strumentali a qualcosa di buono. E quindi, ad esempio, il vaso di Pandora non è vero che ha scoperchiato tutti i mali, ha scoperchiato anche altre cose. E quindi abbiamo conosciuto la vita, che prima non era una vita. Mi pare che l'unica cosa che fosse rimasta dentro la speranza. Infatti. La responsabilità maggiore si dà sempre alla donna, perché anche nella religione cristiana è Eva. Sì, ma è grazie a Eva che abbiamo la conoscenza. Prima stavamo in una situazione di incoscienza. E infatti è grazie a Eva che abbiamo la conoscenza. Certo. Però il punto, secondo me, il problema è che dobbiamo levare questa parola colpa. Dovremmo dire grazie, perché è grazie alla rivoluzione che abbiamo delle cose, sempre, no? È una conquista difficile. È una conquista. È una conquista difficile. C'è chi ha il coraggio di fare anche delle azioni sbagliate, ma delle volte delle azioni sbagliate portano al bene. Che possono sembrare sbagliate, ma poi si può portare al bene. Quindi, non lo so. Io la vedo così. Infatti il fatto col dolore è la conseguenza e la punizione alla donna. È sempre la donna però che viene punita. Che no, è considerato così. Sì, sì. Nella storia della Grecia, che ho detto quel libro, Il corpo felice della Maraini, sì. Diceva che poi c'è una certa invidia dell'uomo perché la donna ha la possibilità di dare la vita. Eh sì, tu l'hai visto che Zeus si è appropriato di... ma questo è sempre stato, e questo alla base di tutto. Nonostante che poi la scienza abbia ragione le donne, continuano lo stesso dalla colpa delle donne, perché una volta se nascevano femmine, la colpa sempre della donna. Sì. Quando non le ripudiava, gli mandava in gente la colpa, no? Ma infatti le donne costituivano presso il mondo greco un grande problema. Se erano troppe, perché dovevano dare la dote. E allora molte delle donne venivano esposte, erano più esposte le donne degli uomini. Hai capito? Perché altrimenti il patrimonio si disperdeva. Sì, ma la colpa se nasceva una donna era colpa della madre. Invece poi c'è... Sì, sì, non è così. Ma lo stesso la colpa la danno uguale le donne. Non è che quando poi scoprono che la colpa non è della donna, dicono ah, ma forse allora stesso, acqua fresca. Vabbè, rimangono dei pregiudizi. E poi del resto quando parlano si parla delle donne, no? Le donne fatte solo di terra, le donne fatte di acqua, no? Yeah. Inaffidabili perché sono mutevoli, danno felicità ma poi si allontanano.
Insomma, le donne anche paragonate agli animali, no? Quelle stesse. Sì. L'unica donna che si salva è la donna ape. E poi che sono molto rare. Viene salvata la funzione ovulativa materna. Certo. Cioè, sì, la donna sì, però mettere in discussione. Basta, Pasella. Però poi asseriscono che la donna ape forse non esisteva, sì, per dire che tutte le figure di donne erano negative, un'unica era la donna. Ho detto che si parla delle donne, le donne fatte solo di terra, che magari pensano solo a mangiare, le donne fatte anche di acqua, le donne come scimmie. L'acqua ha dei movimenti diversi, no? Quindi la donna può dare felicità oppure creare il caos. Ma ci sono anche delle figure di donne paragonate agli animali. L'unica figura accostata all'animale che viene salvata è l'ape, la donna ape, perché era la donna la regina al servizio della casa. Dell'uomo. Va bene, dice lei, probabilmente anche questa figura non era mai esistita, però raccontano anche questo. La donna scimmia che era brutta, la donna scrossa. Ma dov'è? Che pagina è che non me lo ricordo? Sì, 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 sono. Sì, no, lo so, l'ho letto, però non mi ricordo la pagina, è molto carina quella cosa. Sì, sì, mi era sfuggita. Però molto carino è per esempio anche quello che dice Socrate, che poi alla fine sì. Socrate è un grande, secondo me. Sì, scrive in un modo, poi agisce in un altro. Vabbè, però comunque è un grande rispetto ad altri filosofi. Sì, perché praticamente poi non segue quello che dice. Predica bene, poi tratta quello, male le sue donne. E quante persone riescono a predicare bene e razzolare bene. Infatti. Però, insomma, scusa, io non ho letto il libro, quindi può essere la mia domanda, ma mi è parso dall'esposizione che hai fatto che c'è quindi un insieme di miti che si concatenano tra di loro, ma la posizione della cantarella, cioè dell'autrice, si evidenzia oppure è soltanto un resoconto o una cosa? L'aspettatrice, sì, soprattutto rispetto a questi miti, cioè racconta soltanto oppure no, è un racconto, a me sembra che sia soprattutto un racconto, però fa riflettere sul fatto che accanto agli elementi positivi che la Grecia ci ha trasmesso anche questo di negativo, poi non è che lei prende posizione direttamente, no, io. Dice l'eredità del pensiero. L'eredità, sì, infatti. Sulla differenza, per chiudere questo argomento, ha svolto nei millenni e in ogni campo un ruolo che ha reso duro lunghissimo il cammino che ha portato alla liberazione dallo stereotipo del femminile legato alla natura, con tutto quello che questo porta con sé. E dire, nessuno è perfetto, neppure i greci, che non per questo comunque amiamo di meno. Però, insomma, chiaramente. Fa in questo conto di tutto, ma si allontana da sì. Certe posizioni, è chiaro, no? Dice che è stato lunghissimo il cammino che ha portato alla liberazione da questo stereotipo. Per i greci, dunque, le donne erano una razza a sé. Ed aiutarci a capire cosa ne pensavano interviene un altro poeta, vissuto nella seconda metà del VII secolo a.C., nel suo celebre Giambo sulle donne, per mettere qualche ordine all'interno del genere maledetto. Semonide di Diamorco specifica le diverse tribù in cui le donne sono divise, partendo da una prima distinzione: alcune di esse sono fatte di terra, altre di acqua. Quelle di terra, gli dei le hanno fatte minorate, sono donne che non distinguono il bene dal male. Se viene un inverno freddissimo non accostano neppure uno sgabello al fuoco, pensano solo a mangiare. Quelle che vengono dal mare invece, proprio come il mare, hanno due nature. Un giorno sono felici, rallegrano la casa, sembrano le migliori al mondo, ma il giorno dopo sono inavvicinabili. Se ci si accosta a loro danno incandescenze, come cagne che difendono i cuccioli e attaccano amici e nemici, senza distinzione. Come il mare, da un momento all'altro, da calmo si trasforma in un susseguirsi di fragorosi cavalloni. Così rapidamente cambia umore la donna che viene dal mare. Ma attenzione, avverte Semonide, ce ne sono altre persino peggiori. Sono quelle che derivano da animali dei quali possiedono le caratteristiche. C'è quelle che deriva dalla scrofa, che vive in una casa sporchissima, non si lava mai, indossa abiti lerci e ingrassa, rotolandosi nel letame. C'è quella che deriva dalla volpe, sa tutto, controlla tutto e si adegua agli eventi, adattandovisi.
quella che deriva dalla cagna, vagola per la casa uggiolando, latrando, non si calma mai, neppure se la bastoni. Quella che viene dall'asino invece è paziente e lavoratrice, mangia rincantucciata vicino al fuoco, vuoi bastonarla e non protesta, ma è pronta a fare l'amore con chiunque. E ad allungare l'incredibile elenco, ecco la genia della gatta, una donna semplicemente funesta, senza alcuna grazia, alcun fascino, che ruba, che arriva a ingoiare le offerte prima di sacrificarle agli dèi. È una ninfomene così curiosa la gatta, da dare volta a stomaco. Da molti punti di vista è ben diversa dalla cavalla, che è raffinata, curatissima, con una bella capigliatura sempre acconciata. Ma la cavalla è anche pigra, non spazia il pavimento e lava invece se stessa due o anche tre volte al giorno. Si cosparge di profumi, adorna i lunghi capelli di fiori. A vederla è uno spettacolo, ma per chi la sposa, e meno che non sia un re, è un vero disastro. E per finire, eccoci a quella che è forse la peggiore, la scimmia. Il quale è più serio che Zeus abbia mandato fra gli uomini, talmente brutta che quando va per la città tutti ridono di lei. È goffa nei movimenti, rinsecchita e senza natiche. E come se non bastasse, non pensa che a fare del male. Ed ecco inaspettata la sorpresa finale. C'è una donna che si salva, è quella che viene dall'ape, ama il marito e invecchia accanto a lui. Alleva devotamente i figli, non ama parlare di sesso con le altre donne, beato che la sposa, quindi è sempre quella la visione della donna, no? Quella che sta all'interno della famiglia, che si prende cura dell'uomo, è sempre la donna migliore. Ma attenzione, i versi finali del poema svelano che simili donne nella realtà non esistono, anche se pare che le donne servono a qualcosa, conclude infatti Simonide, esse sono una sciagura per chi le sposa. Gli uomini sposati non hanno un giorno di pace. E se arriva un ospite faranno bene a stare attenti. La donna che sembra la migliore è proprio quella che ti rende lo zimbello dei vicini. Conclusione. Le donne sono il male più grande che Zeus mai abbia fatto ai mortali. Nessuna si salva, neppure la donna ape. Su di lei, e non a caso, Simonide non spreca una parola. La donna ape è scomparsa. È bellissima. La trovo bellissima. Viceversa, Socrate invece, a pagina 52, no? A un certo punto dice Socrate, anzi a pagina 53. E a sostegno dell'idea che egli ritenesse la differenza un fatto quantomeno in parte culturale, sarebbe anche un dialogo fra lui e Glaucone, riportato da Platone nella Repubblica, nella quale questi aveva affermato che le donne potevano svolgere anche funzioni considerate maschili. Ed ecco il dialogo. Ma tu pensi, aveva chiesto Socrate, che le cagne debbano fare la guardia come i cani maschi, oppure che debbano starsene in casa, perché dato che partoriscono e devono allevare i piccoli, non possono collaborare? Le cagne, aveva risposto Glaucone, devono senza alcun dubbio collaborare con i cani maschi. E Socrate ne aveva tratto le conclusioni. Ma se così è, allora è necessario che noi in qualche modo le abituiamo a farlo, tenendo conto delle loro differenze, del fatto che devono partorire e accudire i piccoli. E se esistono insomma indizi tutt'altro trascurabili che ci presentano Socrate come un sostenitore della natura, quantomeno in larga parte culturale, della differenza, cosa questa che appare di certo coerente con quelle che le fonti ci fanno sapere del suo mondo di essere, ma che al tempo stesso non può non indurre a interrogarsi sulla contraddizione tra queste sue teorie e quelle che sappiamo dei suoi rapporti coniugali e paraconiugali e più in genere col sesso femminile, cioè per predica bene, ma in realtà i rapporti che ha con la moglie, anche nel momento in cui sta per morire, la allontana dalla stanza in cui si trova con i suoi discepoli. E la donna se ne va disperata perché vorrebbe restare con sé, con lui, no, negli ultimi momenti. Quindi c'è questa contraddizione. Ho visto, lo dicevo a Lilli l'altro giorno, che ci siamo sentite, una bellissima conferenza di Adriana Cavarero, che forse ne abbiamo anche già parlato, che si chiama De Homine et Femina. Che lei, l'argomento è quello della lingua e del linguaggio sessuato, però lei parte proprio da Pandora e da Parmenide, parlando proprio che è da lì che si parla sempre al maschile, è da lì che hanno cominciato a togliere la donna e quindi poi
anzi vi consiglio di andare su YouTube e sentire Adriana Cavallero, che è veramente molto molto bello. Sì, sì. Difatti diceva lei, de homine et femmine. Però alla fine, siccome c'è l'universale neutro, questo uomo, no? Ha preso tutto su di sé. E quindi c'è l'universale neutro, che cosa succede? Non dovremmo dire più de homine et femmina, ma de homine aut femmina, per differenziarli. Certo. Perché altrimenti lui ingloba tutto. Infatti, infatti. Questa, per esempio, questa frase, no? Che l'uomo, l'evoluzione dell'uomo, no? Come se uomo fosse una parola neutra. L'hanno fatta diventare neutra, ma non è vero. Non è vero che è neutro dire uomo. Al limite dovremmo dire genere umano. Umanità. Umanità, ma certamente non uomo. Uomo è sessuato. E quindi noi dobbiamo ribadirlo questo discorso del linguaggio sessuato. Può sembrare ridondante, potrebbe essere, però è fondamentale per la nostra visibilità. Io lo sostengo. L'altro giorno ho fatto una pseudo discussione con un'amica che ha preso un ruolo importantissimo e lei vuole farsi chiamare direttore, e per l'ennesima volta poi a un certo punto ho detto: guarda, non discuto, perché alla fine uno diventa da amico diventa nemico, però dico, possibile che tu c'ha una figlia, un'amica che ha una figlia, sei tu che hai un ruolo così apicale e ti fai chiamare direttore, fatti chiamare direttrice. No, ma direttore è il ruolo, cioè, ma questa qua ha 50 anni, no? Ma dico, ma quale ruolo? Gli ho detto, allora da ora in poi la nostra collaboratrice domestica in casa, la cameriera, devo chiamare cameriere, no? E la professoressa deve essere professore, cioè, allora decidiamoci per tutti i ruoli, sicuramente i ruoli più bassi devono essere al maschile, tutti, no? Chi c'è? E ci ha rinunciato, però è bruttissimo, a me sta diventando cacofonico quando una donna si firma come uomo. Infatti mi pare che, non so se l'ho letto, l'ho sentito dalla cameriera, il segretario di partito c'è. Sì. La segretaria di partito no, non viene accolta questa cosa, perché la segretaria è una cosa diversa. Sì, Anche la donna deve essere chiamata il segretario di partito, quindi... Sì, però per esempio l'altra volta, il 2 giugno, il Presidente della Repubblica ha parlato con il linguaggio sessuato, gliel'avranno scritto, certo, magari non sarà neanche tanto convinto, però l'ha scritto. I politici parlano ormai tutti quanti con le cose. Perché devono essere inclusivi, e per forza. Perché parlano tutti quanti, cercando di una... Appunto, gliel'avranno scritto, ok, sì. Però l'ha fatto. Vabbè, pure che gliel'hanno scritto ormai... Certo. Sì, no, ti voglio dire che essendo un uomo che ha 70 anni, quanti anni ha il nostro presidente? 78. Potrebbe essere di una generazione che non l'ha assimilato, pur essendo un uomo magari aperto e colto. Non rappresenta solo se stesso. Appunto, non rappresenta solo se stesso, giusto. Perfetto. E quindi questi piccoli passi li dobbiamo fare. E poi un'altra cosa di cui mi sono un pochino incavolata, sempre con un'altra amica: ma voi femministe, con tutti i problemi del mondo, vi preoccupate di queste piccole cose? E gli ho detto: guarda, questo si chiama benaltrismo, no? Che tu con questo discorso di che c'è ben altro, allora c'è la fame nel mondo, gli ho detto. La prima cosa, la fame nel mondo. C'è bisogno di parlare di altri problemi, la fame nel mondo, il pianeta in fiamme. Allora parliamo di questi due argomenti, basta, non dobbiamo parlare di altro, né del lavoro, né di nulla, perché ci sono situazioni così gravi che... Ma se dobbiamo parlare, noi siamo il 50% della popolazione mondiale, non mi pare che sia ben altro il problema, è proprio questo. Non stiamo parlando di una minoranza, stiamo parlando anzi di una maggioranza che viene trattata in un certo modo. Ma questo è un... Volete entrare nella conversazione? Per cercarlo, un attimo, secondo me lo fa. Eh?
una richiesta. Questo è un percorso sottile che praticamente se uno non lo fa per raggiungere lo scopo, no? Di arrivare a questa posizione, di mettere in evidenza quella che è la differenza di genere, come tu dici, il direttore che lei è arrivata, quindi non si è mai posta questo problema, lei è arrivata, quindi direttore per lei è più importante perché è un ruolo che ha un peso diverso rispetto a quello femminile. Maggiore! Ma perché no? Ma anche la presidente del Senato. Ma lei non se lo pone anche la presidenza, perché questo tipo di percorso non l'ha fatto. Capito? Invece la Bondrini no, usava un linguaggio. A Bondrini no, però a Bondrini non risultava la collaboratrice. E quindi bisogna Sì, questo è vero. Io non lo so. Di tutto nel generale, nel neutro, un neutro plurale, non sai, io e i miei alunni, questo spiegavo. Dico, se io dico ragazzi fate silenzio, devono stare zitti maschi. Voi come siete autorizzati? Cioè, è una forma di, una manifestazione di esistenza, di essere, di presenza. Ti faccio proprio questo esercizio. Sì, ma io ti sto dicendo che loro non hanno fatto il percorso, cioè praticamente non sono pure bravi, quindi chiaramente, capito? Cioè, sì, ma ho dovuto inviare pure se può con lei, sì, ma tu hai ma tu hai questa sensibilità da sempre, capito? Quindi tu l'hai promulgata pure questa sensibilità. Ti dico la verità, io questa sensibilità nemmeno ce l'avevo, te l'ho sempre detto. Cioè, poi dipende, no? Perché come sei stata cresciuta? Io non sono stata cresciuta nella differenza. Cioè, diciamo che a casa mia non c'era una cosa del genere, poi c'era, perché adesso la vedo. Ma prima non la vedevo. No, ma perché ho acquisito la sensibilità grazie a voi, no? Perché praticamente mi sono accostata, eccetera, eccetera. Ma prima io pensavo che essere una persona, cioè, non significava essere maschio o femmino, ma arrivare con le proprie capacità. Secondo me, uno sa con le proprie capacità arriva. Invece non è così, perché abbiamo visto quali sono le difficoltà per arrivare, no? Perché tu hai, se ti metti in opposizione all'aspetto maschile sempre, no? Però se non te lo poni questo problema, cioè la ragazza, e te lo poni in un secondo tempo, allora ci fai caso, ma questa non se l'è posto proprio, capito? Perché lei è arrivata direttamente e non ha nessuna intenzione, capito? Ti pare una quisquiglia. Ma se devi scrivere perché è il ruolo, magari ha un ruolo, certo, a un certo punto, non è che è maschile, un disconoscimento del corpo femminile. Certo, quindi con il riconoscimento del ruolo, una volta non c'era. E allora determinate attività di cui non c'erano le donne, quindi inevitabilmente non c'era il maschile femminile, ma adesso che c'è la ministra, perché bisogna chiamarlo il ministro, il ministro ce ne sono tante, certo, la giudice, perché il ministro, cioè, ci sono i giudici, le donne. Che dicevi Rosa? Grida Rosa! Ricordo che in televisione una volta l'avvocato Buongiorno a un cronista e va a dire no, mi chiami avvocato. Sì, l'avvocato Buongiorno è stato da solo. L'avvocato Buongiorno ha problemi ostri. Se lo si pone al femminile non ha lo stesso peso. E peggio mi sento. Avvocata Buongiorno, va bene per chiamare avvocato. Sì, sì, ma infatti non la vogliamo la Buongiorno, non la vogliamo fra le donne. Scusami, una che va a difendere Berlusconi. Vabbè, adesso si sta perdendo l'avvocato Buongiorno. Perché la sta posta. No, ma vedi, la onze che lavorano tanto, però non lo so se fare una per forma o per sostanza. Si è spaziato in altri luoghi, ma soprattutto della Calabria, perché la Calabria mi interessa moltissimo, perché luogo, come una famiglia, nel luogo mio, il luogo dove sto, mi interessa più che mai. Si interessa di politica, quindi e donne e questi giovani uomini e uomini non indifferenti, no? Che passano nel mondo così e fanno soltanto il loro lavoro, ma sono impegnati, diciamo, politicamente impegnati, socialmente impegnati, culturalmente impegnati.
e viene spesso fuori questo discorso del genere. Allora io richiamerei forse alcuni post, quindi ci fa parte pure Francesca Laponia, spesso, anche Francesca è una dimeniste, nel senso che intendiamo noi per le rivendicazioni, ma gli manca questo confronto, gli manca questo squarcio del passato, che non è inutile quello che ha fatto la Salva, nel senso che sono cose in parte che sapevamo, notizie nuove che non sapevamo, ed è sempre ogni tanto bene mettere ordine alle conoscenze che avevamo, no? Perché le arricchiamo poi con quello che è accaduto da quando avevamo la cartella all'inizio e nel corso degli anni. Diciamo, secondo me l'aspetto culturale così storico è sempre utile, perché a queste persone manca proprio questa formazione storica, acquisita dalle medaglie delle nostre battaglie, come avessero fatto un riassunto, cioè sono arrivate a tavola conzata, certo. Quindi gli manca come si prepara la tavola, certo. Cioè gli manca tutto come si arriva a quel punto. Quindi il discorso che loro fanno, io lo trovo certe volte zoppicante, certe volte più fragile, certo. Però non lo trovo interiorizzato per come avviene con noi. Di questo gruppo mi dà una mano quando io vado a cestellare, vado a puntualizzare moltissimo Maria Esther, il nostro Giovanni, che voi conoscete, che è femminista come noi, con il nostro percorso. E quella donna di cui vi ho parlato alcune volte, ma che poi per tutte le difficoltà del virus non abbiamo potuto incontrare, ma spero sia sempre possibile, che è una di quelle donne che vogliono, che sanno, ma vogliono sapere di più, ed è quella Raffaella Rinaldi, si definisce una TV, se dovremmo prima o poi vedere, e insomma lei ci offre la possibilità, hanno chiesto proprio alla fine, noi vogliamo una scuola, noi vogliamo imparare. Cioè, alla fine queste donne, io non ho preso impegno per nessuno, perché è una cosa che poi ancora d'estate come facciamo, ragazze? È un po' difficile, non lo so se sarà possibile un incontro. Lo cercavo, ma sarà magari un audio, non è che mi posso mettere quella di tutti gli audio, perciò cioè guardavo, non per maleducazione, guardavo sul cellulare, e che volevo trovare il punto per dirvelo. E in pratica, noi vogliamo imparare, ma se volete imparare però ci sono delle regole, cioè le regole sono che dobbiamo cominciare da capo. Certo. Non che non devo fare una palla, no, però le basi ci servono. Però appunto è come matematica, se tu non sai le basi, lo studio di funzione la parte storica, no? Quello che dice Rosana, che ha detto oggi, è una base per dire guardate da dove partiamo noi, che cosa c'era prima. Vi ricordate quando facevo il mito io, no? Il primo mito della Grande Mare, ancora eravamo libere, anzi, eravamo il simbolo della forza, il simbolo della creatività, il simbolo della forza. Poi è arrivato quando ci hanno escluso dal sapere. Adesso perché abbiamo questa nuova ondata e questo sapere nuovo che noi stiamo, che stiamo arrivando ai punti di potere, che lì sta scoppiando il bubone. Certo. Perché stiamo arrivando ad essere di alti dirigenti, stiamo sfondando, o almeno non sfondando, ci sono delle crepe in quel tetto di cristallo di cui abbiamo sempre parlato. E noi dobbiamo stare attenti, prima di tutto queste che lo sfondano, gli dobbiamo dare un guanto di ferro per potersi difendere, perché sennò quello di chiamare sempre direttore, perché ancora ha dentro di sé un disvalore del suo sesso, certo. Cioè, il suo problema non è politico. No, è un problema suo. Un problema suo, ma io lo sono convinta, io ho detto guarda che è un problema tuo. È un tuo problema personale. Quindi queste giovani donne, casomai. Io penso che nell'estate non ci sarà questa, non credo che una cosa di desiderio, una cosa può mettere in pratica l'estate. Però io posso dire, noi della donna, noi della biblioteca siamo disponibili a incontrarci, a vedere quali sono i vostri desideri e dire anche qual è il vostro desiderio di stare con voi, ma magari, e fare un percorso. Certo, no? Ci pare, non sarebbe bello fare uno scambio. È una domanda che mi avrei voluto fare. Ma certo, ma anche perché io credo che sia bello, no? Il fatto che per esempio una ragazza ora se si mette a discutere dice io sono contraria alle qualifiche al femminile, eccetera, eccetera. Beh, tu puoi. Discutiamone, no? Dobbiamo fare come Socrate, con la maieutica.
Capito? Vi dico, se mi capite, non arrivano a questo, arrivano a quelle cose un po' più sottili, no? Che quello, come posso dire, quello dell'emancipazione. Se vi ricordate, ecco, noi abbiamo sempre detto la parola emancipazione, questo fatto di levare la mano, è una parola che già di per sé ha una sua storia, di qualcuno che ti libera dall'altro. Invece noi parliamo sempre di una determinazione e ne diamo un valore. Cioè tutto quel lavoro che abbiamo fatto noi ci abbiamo tirato avanti. Sono passati più di 20 anni, Fulvia. Però ancora è necessario, perché il lavoro che noi abbiamo fatto era un lavoro anche psicologico, non era antropologico. Se ricordate, abbiamo toccato le scienze della storia, come la Cantarella, abbiamo toccato l'antropologia, abbiamo toccato la filosofia, cioè abbiamo attraversato, noi abbiamo visto nascere un nuovo modo di fare cultura, siamo stati privilegiati in questo. Questi qua si trovano in mezzo alla strada, ma non sanno dove è arrivato, come quelli di città che vedono le uova e pensano che le galline e i bambini hanno 6 zampe. Tanto per dire, certo. Insomma, sono ecco un sì. Tipo di discorso. No, è vero. Quindi mi disse fuori, ma posso dire, perché io a livello personale sono disponibile, però a me era molto più bello mostrare quello che cerchiamo di fare anche con Maria Esther, mostrare insieme la maestria delle donne insieme. Il fatto di mostrare certo. Il valore di quello che noi sempre abbiamo detto, la forza femminile che viene dalla relazione. Della relazione e della condivisione. Della certo. relazione, perché certo. quello che manca ora manca i gruppi, quindi la forza della relazione che manca. Ma io infatti avevo proposto questo testo soprattutto per le scuole, Fulvia, perché le ragazze si approcciassero a questa tematica, certo, riflettessero un pochino. Infatti lo dobbiamo fare, dobbiamo fare un lavoro con i ragazzi sui miti, di nuovo. Infatti, i miti con una rilettura femminista, ovviamente. È logico, no? Certo. Dobbiamo fare un progetto del genere. Me lo segno? Sì. Voi che avete iniziato questo percorso, quindi proprio c'è voi. Sì. Presenti. In tutti questi anni vi siete posti se c'è stato qualche errore di percorso? Perché come hai detto tu, non è che sia migliorata moltissimo la situazione della donna, Quindi praticamente non succede. Una cosa è prendere coscienza, no? Ma una volta che hai preso coscienza, c'è un modo per andare avanti? Perché se in 20 anni non si è ottenuto solo la coscienza, però nei diritti non si è giunto molto, ci sarà qualche errore, ma questo è una... No, ma non penso che... i diritti ci sono tutti. I diritti ci sono tutti. No, nel senso che per esempio... Ormai, donna, in Italia parliamo. Una donna che lavora percepisce meno per rispetto ad un uomo, una donna viene, come adesso per esempio, si è trovata nella situazione di lasciare il proprio lavoro perché praticamente chiaramente chi era la difficoltà è stata più per la donna, no? Rispetto al uomo. No, nell'ambito dei rapporti con i propri capi eccetera continua a rimanere questa situazione di mobbing sul lavoro per la donna, in questi termini lo sto dicendo. Ma non penso che sia questione di errori, Fulvia, penso che sia questione di sensibilità verso questo problema. Grida. Stavo dicendo che non penso che sia un errore da parte di chi tratta questi argomenti, no? Oppure del movimento femminista, ma penso che sia questione di sensibilità, e oppure i giovani di oggi sono presi da altri impegni, da altri interessi, da altre problematiche, per cui pensano che siano problemi meno importanti, penso io. La situazione è ancora pesante. È una questione delle politiche, è una questione di potere. È una questione di potere. Però questo non è un sì, però lei, se io ho capito bene, lei chiedeva, ma voi sì. Quali errori ha fatto il femminismo? No, femminismo no. Se ci sono delle mancanze nella mentalità patriarcale, ecco, direi che la mancanza è nella mentalità patriarcale, che ce l'hanno anche le donne alcune, purtroppo. Il femminismo è stata una lotta. È stata una lotta, ma ha portato tante cose buone. Non ha portato tutto, ma lo dice la Cantarella, lo dice. Ho capito, ma è problema del femminismo o è problema del patriarcato?
maltrattato. Ma chi sbaglia? Scusami. Ma facciamo il discorso dello stupro. La lotta va continuata, ma è come il discorso dello stupro. Il problema è la colpa è la stuprata. O chi. Scusa, è lo stesso discorso. Cioè, se la donna viene licenziata perché è incinta, è colpa della donna o è colpa della mentalità patriarcale? Perché è completamente diverso il discorso. Ho capito. Sì, 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 quella che era rimasta incinta. Di non aver accompagnato, ma d'altronde le giovani donne dovrebbero reagire. Ma adesso stanno reagendo, problemi legati al lavoro, non è facilissimo. Mentre si lottava e si scioperava, allora tutti assieme, donne e uomini, si scioperava, non nelle scuole. Adesso si sta molto cauti perché si perde proprio il posto di lavoro. Perché se non le convinci perché sei presente, eccetera, ti mandano via. Però, e poi ci pensano 100.000 volte. Però non accadeva. No, questo per noi non accadeva, però tutti gli operai. Avevamo delle garanzie maggiori noi. Avevamo delle garanzie maggiori. Già camminavano, stavano. Sì, però scusatemi, io è un discorso che ho fatto l'altro giorno con mia figlia, no? Perché dice, ma noi giovani non abbiamo le certezze, non abbiamo qua. Io ho detto, scusami, ma tu lo sai che nell'Ottocento, allora, le donne non votavano, non guidavano, non avevano cariche pubbliche, i lavoratori non avevano l'assicurazione, non avevano la pensione, quindi perché negli 800, nei primi del 900, nei primi del 900 le persone stavano peggio di adesso da un punto di vista di sicurezza, è inutile che parliamo, no? Ma poi invece questa generazione che ha, che so, 20 anni, 30 anni, 40 anni, siccome, come dicevamo prima, gli abbiamo dato tutto, adesso vogliono di più. E invece no, si devono rimboccare di nuovo le maniche. Cioè di avere hanno tutto. E poi cos'è questa cosa che devono avere tutto? Ci sono, come diceva Fulvia, dei momenti, dei,
nella storia, la storia è fatta a andamento sinusoidale, voglio dire, come l'economia, quindi c'ha degli alti e dei bassi, degli alti e dei bassi. Noi siamo stati negli anni 70 nell'alto, no? Perché c'è stata la ricostruzione dopo le guerre, è sempre un alto, poi si riscende, poi si risale, è così. Non è che per forza dobbiamo andare sempre in su. Tra l'altro l'ecologia ci sta dicendo che non dobbiamo consumare tanto, dobbiamo andare. Ma però non è un discorso che deve essere generalizzato, perché non è che tutti i giovani sono così, Marisa. Non bisogna nemmeno generalizzare, non è che tutti i giovani sono così, ci sono giovani che sono responsabili, affrontano le situazioni. Ciao. Va bene, grazie. Allora, chi vuole... Prego. Ma siamo sicure che questa lotta che facciamo per il fatto del femminile o del maschile nelle cose apicali sia veramente importante? Non sai perché te lo dico? Perché nel nord Europa, che sono molto più emancipati di noi sul serio, nei fasci concreti, la Merkel mica il cognome da suo, è il cognome dell'ex marito. Sì, lo so. Ah, quindi sì, il cognome del... Cioè, ma anche per esempio, io ho avuto... Negli Stati Uniti tutti. Anche nel nord d'Italia. E lo sappiamo.